Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Questi tre versetti, sono brevi, semplici, ma sono tanto essenziali quanto è importante a volte. Ci consegna una prospettiva bella e significativa, molto profonda nella sua semplicità, e quanto a volte nella nostra vita è importante ritirarsi, mettersi in disparte, uscire da una certa situazione, entrare nella profondità di un altro stile, di una cosa nuova, di una dimensione nuova, di un esserci nuovo e poter comprendere qualcosa di più significativo nella nostra vita. Quanto è importante la dimensione del silenzio nella nostra vita, ma non un silenzio banale, ma un silenzio davvero per mettersi in ascolto profondo di noi stessi, in ascolto profondo delle nostre relazioni, in ascolto profondo delle persone. Quanto questo è importante, quanto c'è da imparare in questo. Gesù dice imparate da me. E quando dice imparate da me, parla della sua umiltà. È dal basso, quanto la nostra semplicità, quanto la nostra umiltà, l'essere piccolo, quanto la nostra povertà può esserci di maestra nella nostra vita. Quanto in questo senso anche in un certo senso, in modo, in senso profondo, la dimensione della nostra fragilità, la dimensione della nostra debolezza, della nostra povertà può consegnarci tanto, da cui possiamo imparare tanto. E noi a volte magari anche quando pensiamo al cammino della nostra fede, lo pensiamo come un insieme di cose che dobbiamo imparare e accumulare. Ma profondamente la vita spirituale, ma anche forse la nostra stessa vita, è una questione di semplificare le cose. Non è accumulare cose, ma è spogliarsi di tante cose che non ci servono e non ci portano da nessuna parte. E magari imparare in questo senso della nostra vita a rimanere con ciò che veramente conta nella nostra vita, con ciò che è veramente essenziale. E questo, la strada dell'umiltà, è fondamentale. Ci fa partire dal basso, ci consegna serenità e lì metterci in ascolto profondo. E lì proprio a partire dalla nostra fragilità, dalla nostra umiltà, dalla nostra povertà, poter imparare tante cose. Gesù dice, io sono mite e umile di cuore ed è ciò che è essenziale, ciò che ci insegna, ciò che ci consegna tanto nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.